registro direttive 272.5. L'intelligence conferma che il progetto Rasputin ha portato alla creazione di un nemico mai visto prima. Queste unità russe, soprannominate stritolatori, sono equipaggiate con armi estremamente efficaci contro le nostre truppe di terra. Il loro attacco a onde d'urto ostacola i movimenti di una vasta area, colpendo anche le unità a riparo. In più, la loro corazza sembra particolarmente resistente agli attacchi convenzionali. Tuttavia, queste capacità di combattimento avanzate hanno un prezzo. Il nemico può sfruttare la loro velocità relativamente ridotta per aggirarli, specie quando sono in inferiorità numerica. Un ulteriore punto debole è proprio il cannone dello stritolatore, che tende a esplodere quando il fuoco nemico si concentra sul regolatore di potenza. Registro direttive 203.1. Ora che la contaminazione dell'Armata Rossa tramite il 115 è completa, i droni Valkyrie sono stati programmati per perlustrare le rovine della città. Procederanno alla cattura di eventuali soggetti resistenti. Come ordinato dal dottor Groff, ho aggiornato Valkyrie 7 e 8 per penetrare le linee nemiche e recuperare i superstiti per ulteriori analisi. Tuttavia, ho perso il contatto con Valkyrie 8 dopo che ha ingaggiato uno dei bersagli. Registro direttive 203.2. Nel 100% dei casi, il soggetto 33 non ha risposto alle frequenze di richiamo. È essenziale che il suo comportamento venga corretto prima dell'ispezione del dottor Croft al nostro vivaio avanzato. Ho effettuato varie rettifiche alle frequenze che ritengo produrranno gli effetti desiderati. Avvio del test. Applicazione frequenze modificate. Cosa? Oh no! A tutto il personale, evacuare l'area. Registro direttive 223.1. Anche se sembra essere una copia leggermente inferiore del modello RISA tedesco, il robot gigante russo è un'unità formidabile. A differenza del RISA, il gigante può sparare un raggio ad alta energia dalla calotta cranica. Al pari del RISA, vanta una struttura solida che lo rende resistente a molti attacchi convenzionali. Tuttavia, il robot non è stato progettato per affrontare i draghi, risultando estremamente vulnerabile ai loro attacchi di fuoco. Registro direttive 240.2. Le unità drago tedesche si sono rivelate devastanti contro le forze terrestri russe, ma hanno comunque mostrato un punto debole. Un'arma sperimentale denominata Lancia Ascalon utilizza colpi caricati al 115 per indebolire e penetrare la loro pelle. I russi hanno subito installato questa nuova arma nelle proprie unità mech superstiti. Registro direttive 272.5. L'intelligence conferma che il progetto Rasputin ha portato alla creazione di un nemico mai visto prima. Queste unità russe, soprannominate stritolatori, sono equipaggiate con armi estremamente efficaci contro le nostre truppe di terra. Il loro attacco a onde d'urto ostacola i movimenti di una vasta area, colpendo anche le unità a riparo. In più, la loro corazza sembra particolarmente resistente agli attacchi convenzionali. Tuttavia, queste capacità di combattimento avanzate hanno un prezzo. Il nemico può sfruttare la loro velocità relativamente ridotta per aggirarli, specie quando sono in inferiorità numerica. Un ulteriore punto debole è proprio il cannone dello stritolatore, che tende a esplodere quando il fuoco nemico si concentra sul regolatore di potenza.